Ciao, sono Ilaria Frandino. Ho scritto e diretto da poco il mio secondo cortometraggio intitolato Il Resort. E questo cortometraggio è stato ambientato e girato nella città di Piobbico, nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. E in questo cortometraggio ha partecipato anche l'attore Romuald Kloss, che è il coprotagonista del film diretto da Mel Gibson, La Passione di Cristo. E quindi diciamo, è stato un onore lavorare con lui, che è un professionista dell'industria. E anche grazie alla partecipazione di Gianni Minelli, regista di documentari, che mi ha aiutato e mi ha assistito, in questo progetto. E il film è un thriller, diciamo un thriller psicologico, che è il genere che io preferisco fondamentalmente. E narra la storia di questo uomo, Damiano, che sta soggiornando in questo resort, appunto, da lì il titolo. E sembrerebbe si tratti di una vacanza molto rilassante, tranquilla. Immaginiamo piscine, drink, musica, insomma un'atmosfera molto tranquilla e rilassante. Ma questo suo soggiorno sembra essere disturbato da qualcosa, o meglio qualcuno, che pare dargli il tormento. Delle persone che forse o forse no lo stanno spiando, che forse stanno complottando qualcosa contro di lui. È tutto molto, diciamo, è più una sensazione, più un disagio che il film emette, non è qualcosa di esplicito che viene messo in faccia allo spettatore. E quindi andiamo a giocare su proprio questo sentimento di incertezza, questo sentimento di disagio, fondamentalmente. Ed è quello che a me piace in un film perché crea, a mio avviso, suspense. E il progetto è stata un'esperienza sicuramente positiva, dalla quale ho imparato molto. È stata anche una sfida in un certo senso, in quanto si sono posti degli ostacoli che non avevo previsto, come ogni film che si rispetti, perché quale film viene girato senza imprevisti? E oltretutto mi ha insegnato a stare su un set con persone che hanno sicuramente molta più esperienza di me. Io, questo appunto dicevo, è solamente la mia seconda esperienza, solamente il mio secondo cortometraggio, e prima di questo non, ho studiato all'Università di Essex in Inghilterra, e il corso si intitola Film Studies, che tradurrei appunto in studi filmici, studi cinematografici. E questa università è servita molto, ma noto sul campo che mancano ancora tante cose da apprendere, tante cose da imparare, in quanto l'università tende a focalizzarsi, sinceramente, sull'aspetto teorico principalmente. Infatti un buon tre quarti del mio corso era teoria pura, era storia del cinema, era propaganda in film e così via. Mentre quello che appunto va a mancare è l'aspetto pratico, che è quello che trasforma uno studente da un filmmaker vero e proprio, che è quello che vorrei diventare e fare per il resto della mia vita. Per quello che riguarda la mia esperienza nell'industria cinematografica, posso parlare principalmente per l'Inghilterra, vivendo lì da più di 5 anni, e un'industria in cui devi naturalmente iniziare dal basso e iniziare a fare il runner, ovvero quello che io chiamo lo schiavetto del set, portare copioni, sceneggiature agli attori, portare il tè, il caffè al regista e così via. Quello che è il mio consiglio è di buttarsi e fare quello che sto cercando di fare anche io, ovvero scrivere una storia, un cortometraggio, iniziare proprio da qualcosa di piccolo, senza puntare troppo in alto, naturalmente senza scrivere un film con effetti speciali e un budget di milioni di euro, naturalmente. Qualcosa che è realizzabile anche magari una sola location o solo un paio di attori, e da lì crescere, iniziare a fare esperienza, iniziare a
a buttarsi, a cimentarsi in qualcosa che non si è mai fatto prima. Noi per esempio ci stiamo ancora arrangiando, mio padre per esempio mi ha aiutato tantissimo e si è messo e ha costruito un dolly che ci è servito proprio per delle riprese in movimento, ha costruito uno stabilizzatore per la telecamera che si può realizzare anche con soli 15 euro. Quindi veramente anche se non si ha un budget, anche se non si hanno i mezzi, non si hanno gli attori hollywoodiani o comunque attori con esperienza, piano piano no, si può iniziare veramente dal piccolo e crescere tutti quanti insieme. Penso che questa sia la cosa che ti forma di più. E penso che sia anche la cosa giusta, per esempio, per quello che è il mio percorso, perché non mi sentirei in questo momento della mia vita a mio agio a dirigere un film, un blockbuster americano, niente del genere. Penso che sia giusto proprio partire da qualcosa di moderato, qualcosa che sì, si fanno gli sbagli, sì, può essere un pasticcio assurdo, però poi da lì appunto iniziamo a rivedere quelli che sono stati gli errori, iniziamo a capire quali sono i meccanismi, iniziamo a vedere quelli che sono anche i punti di forza in fin dei conti, che ci faranno poi diventare, chi lo sa, magari dei grandi registi che appariranno in televisione o dei grandi direttori della fotografia o qualsiasi sia la vostra passione, la vostra inclinazione nell'ambito. Il resort verrà mostrato per la prima volta quest'estate, ospitati dal sindaco di Piobbico, a Piobbico, e ci sarà diciamo un mini festival indipendente e ne approfitto per invitare più persone possibili, quindi se avete piacere e voglia siete più che benvenuti di aggiungervi al pubblico. E niente, quindi un grosso ringraziamento per questa intervista e vi saluto. Un bacio.